zona standard, lì c'è un intervento del comune notevole sull'areale ferroviario, ma spostandoci più in là abbiamo un ragionamento sul polo di ingegneria, ma in realtà non è solo quello, è una scelta più complessa e articolata, ce ne vuole parlare. Allora, rimanendo in quest'area, quindi l'area ferristica, noi appunto apriremo una parte di ingegneria in fiera. Lì ci sarà posto per circa 3.000 studenti, è un progetto importante e se lei ci pensa, il padiglione della fiera sarà quasi, insomma, è quella che noi chiamiamo tutta l'area piove, dove abbiamo moltissimi corsi di studio, dipartimenti dell'area, tra virgolette, scientifica, e poi anche tutta l'area di ingegneria, i tre dipartimenti di ingegneria, perché uno invece lo abbiamo a Vicenza. E sempre riguardando però quest'area, quindi ci sarà il progetto in fiera, dove appunto ci sarà parte di ingegneria, ma non solo, abbiamo un progetto veramente ambizioso, penso che a livello nazionale non ci sia nessuno che ancora ci abbia pensato, che è quello che noi chiamiamo il Palazzo delle Esperienze. Quindi si sta vedendo proprio il terreno nelle vicinanze, quindi sempre in quest'area, ed è stato identificato più o meno dove noi abbiamo già l'edificio del Fiore di Botta, dove vengono fatti tutti i corsi di biologia. E questo Palazzo delle Esperienze cosa sarà? Perché questo nome? Perché verrà edificato un edificio che conterrà i laboratori, ma i laboratori per gli studenti, quindi i laboratori per le attività didattiche. E una delle novità sarà che saranno i laboratori non per un unico corso di studio, per un'unica disciplina, ma ci sarà proprio quello che noi chiamiamo la forza dell'interdisciplinarità, quindi laboratori dell'area scientifica, quindi da chimica a fisica a scienze, a biologia a chimica, quindi un palazzo proprio di laboratori didattici, e questo è sicuramente un grande progetto.